Sicuramente incontriamo una squadra che è su riclassifica, che sta cercando di quantomeno arrivare nella zona playoff. Per quanto ci riguarda, noi dobbiamo continuare quello che stiamo facendo nelle ultime settimane, consapevoli che incontriamo una squadra sicuramente forte, ma sappiamo che adesso comunque stiamo facendo bene e cercare di fare il risultato. Adesso i risultati ci stanno dando ragione, è normale che quando si fanno una serie di vittorie è normale che l'autostima cresce in noi e adesso dobbiamo continuare sotto questo profilo e speriamo di portare a casa questi 3 punti. Ma l'importante, come hai detto te, che il mister possa scegliere che abbia dei dubbi, perché vuol dire che comunque tutti quanti stiamo facendo bene. Poi dopo chi entrerà in campo sicuramente darà il 100% come stiamo facendo in queste ultime partite. Sappiamo che in quest'ultimo periodo anche i tifosi ci stanno seguendo per quello che stiamo facendo in queste ultime partite e sicuramente sarà un'arma in più per noi. L'abbiamo affrontato 7 giorni fa, per la verità, che era il San Marino. Però è un'altra squadra forte, sì, una squadra che ha avuto una grandissima prima parte, dove ha viaggiato sempre tra primo, secondo e terzo, e che magari nella seconda parte di stagione ha ceduto qualche cosa in termini di risultati, ma giocando sempre un grande calcio. È una squadra ottima, ben messa in campo, consolidata. E quindi lo sappiamo che l'importanza di questa gara deve essere frutto di grande determinazione, di grande concentrazione, di grande motivazione. Ma non solo questa, che noi dobbiamo vivere settimana dopo settimana e quindi in questo momento pensiamo al Treviso, con la consapevolezza di aver fatto 3 punti importanti domenica scorsa e che abbiamo dato vita e dobbiamo dare vita a questo mini torneo di 7 partite. Anche se siamo chiamati sempre a riprove durante la settimana, domenica dopo domenica, perché solo attraverso questa componente importante che è l'autostima, che è il lavoro, che sono le motivazioni, possiamo sperare di fare quel qualcosa che abbiamo prodigato per tanto tempo e che man mano si accorcia la classifica, vediamo sempre che qualcosina di buono stiamo cercando di fare, anche se siamo sempre terzultimi e in questo momento siamo una delle 3 squadre retrocesse, quindi quell'autostima giusta, quell'umiltà che non deve guastare mai, con il rispetto per gli altri, ma la fiducia in se stessi, e poi provare a giocare quello che abbiamo capito in questi 2 mesi, se ce la facciamo. Abbiamo adesso giocatori che stanno meglio, giocatori che si sono aggregati già dall'inizio di questa settimana. E ben vengano le scelte, insomma, quando c'è qualità più si è, più difficoltà ti mettono, ma c'è sempre un rettangolo che parla, un tappeto verde che ti dice chi e come può essere utilizzato e mi fa piacere averli tutti a disposizione.